comincia la nostra avventura. Sono le 5, mi sono alzata in ritardo, dovevo alzarmi alle 4, farmi la doccia, arrivare da Michele alle 5. Invece niente, stiamo partendo ora, io sto partendo ora. È tempo di arrivare di Michele e ci siamo. Colazione. Dobbiamo dargli una pulita perché adesso mettiamo il suo cuscinetto, quello lì, che abbiamo bello ingrassato. Visto che ci abbiamo messo il grasso nuovo, almeno sta un po' più pulito, no? Così non li rompiamo i cuscinetti a rulli. A rulli, perché ci sono i cuscinetti ovviamente a sfera, che hanno le sfere. Invece in questo caso, ma in realtà questo cuscinetto non fa chissà che cosa, ci fa solo girare, roteare la ruota per lo sterzo, quindi non è fondamentale, ecco, non è chissà che cosa. Questo qua è solvente, a nitro, giusto per sciogliere il grasso vecchio. Adesso vediamo, facciamo un po' agire e poi io direi che gli diamo anche una, ci vuole un panno. Forse qualcosa in macchina. Ci dai qualcosa? Sì, forse sì. Ok. Dov'è il suo vecchio dado? Qua. Ok. Così gli diamo una stretta a lui. Ma questo è grossissimo, non è il suo. Dobbiamo metterci questo, per forza. Il suo vecchio, poi lo sostituiamo quando arriviamo. Non ci può mettere questo, che poi quello una volta che lo mettiamo non lo togliamo più. Allora. Ok. A few moments later. Stiamo rimettendo insieme i pezzi di un nail. Te l'aspettavi più facile? Più difficile? Come sta andando? Mi aspettavo una cazzata, la quale. Proprio sinceramente. Allora a posto. Allora a posto. Però finché non è finito, aspetta. Dobbiamo solo più inserire poi la testina lì. Dello sterzo possiamo sterzare, fondamentalmente è quello che conta. Noi, ma noi potevamo andare dritto, tanto a Torino Milano è dritta. So dire anche un'altra cosa, cosa questi dire? Pezzi è molto più tosta toglierli che metterli, ve lo garantisco. Io posso sentire le bestemmie di quello che ha tolto questo. Chi è che l'ha tolto? Non lo so, chiunque l'abbia fatto. Ah, di che ha, ma non l'avevi smontato tu la scorsa volta? Come no, sei venuto? Che vuol dire? Era già tolto? Quel bullone lì, sì. Il okay. Bullone del mozzo, raga. È una rottura di scatole. Ogni volta è stretto come non so cosa. In più c'è sempre questi. Purtroppo noi dovremmo riutilizzare questo, ma poi a caso ovviamente lo andremo a cambiare. Però tu una volta che lo stringi alla coppia di serraggio giusta, lo devi fissare al mozzo. Cioè praticamente lui non si deve più svitare e va battuto. Quindi
chiunque lavora nella meccanica lo sa. Ti faccio i complimenti perché non ne hai tirate tante grosse oggi, mentre rimontavi. Andiamo. Non torniamo. Dovrò bipare il video solo un paio di volte. Ok. Quello che possiamo già osservare è che non ha gioco, quindi è già un buon segno che non abbiano gioco i cuscinetti che ho appena messo. Anche queste non sono uno scherzo da levare. Questi accoppiamenti conici del cavolo. Devo dare una pulita anche a lui. Lui si deve accoppiare bene, perché non è tenuto solo dal bullone questo, proprio dall'accoppiamento che fa. Vedete che ha cono questo qui. Forma conica fa accoppiare in maniera molto salda, però quando lo dovete togliere è accoppiato in maniera molto salda, quindi ve lo raccomando. Adesso sto pezzo di legno ci rompe le scatole, vuoi vedere? Lo tiriamo su quel un po' di più per forza. Allora, andiamo a montare supporto pinza che abbiamo qua e basta. Dovremmo esserci, fammi pensare, sì, dovremmo esserci. Ok, questa qui mi sembra anche abbastanza sana, tra l'altro. Ogni pezzo che montiamo comunque gli diamo un'occhiata, perché non è un veicolo che conosciamo, non abbiamo mai toccato noi, quindi bisogna sempre essere, come dire, un po' scrupoloso. Allora, adesso ci troviamo un pochino avanti col mozzo, perché non abbiamo ancora stretto, cioè col mozzo, con il supporto ruota, diciamo così, perché non abbiamo ancora stretto. Quindi adesso che andiamo a stringere, teoricamente la tolleranza non ci sarà quella adeguata, quindi conviene che stringiamo un attimo lui, anche solo a mano. Meglio dargli una pulita anche qua. Deve accoppiarsi abbastanza bene. E deve entrarci il nostro semiasse qui. Questo bullone, ripetiamo, che va cambiato una volta che arriviamo a casa. Anche perché fare le cose a distanza, abbiamo preso un pezzo che non è nemmeno il suo. Per errore, ovviamente. Che a volte i ricambi di questi qui. Spasano. Dobbiamo far indietreggiare i pistoni della pastiglia del freno. Per adesso hai montato il mozzo
con il fusello, con i cuscinetti della Sterzo. E non c'è gioco. E non c'è gioco, quindi alla grande, e con il suo cuscinetto nuovo. Andiamo a fare indietreggiare con questo signor pistoncino. Questo signor pistoncino qui, vi conviene sempre ingrassarlo prima di metterlo, con del grasso a rame, tipo, cioè grasso che resiste alle alte temperature, perché qua comunque chiaramente c'è alta temperatura. Ma noi non ce l'abbiamo, quindi lo faremo a casa. Il motivo, tra l'altro, avete presente quei cigoli che sentite a volte quando frenate? Non è una questione di pastiglia? Non solo. Beh, per te, questo qua praticamente fa fare quel movimento. Ecco, sai cosa può succedere quando questi qua si inchiodano? Mm. In particolare, che la pastiglia lavora male perché lui frena, ok? O in questo modo, o in questo modo, perché si trova da una parte inchiodato. Adesso io ovviamente sto accentuando il movimento, però quello è quello che va a fare. Qui si può vedere una pastiglia che comunque lavorava bene. Vedete che è bella consumata in modo omogeneo. Altrimenti la trovereste come se avesse lavorato di sbiego, ok? Quindi la frenata diminuisce molto. Ci possono essere dei cigoli, degli aumenti di temperatura magari anche eccessivi sulla pastiglia, quindi dei chiamiamole vetrificazioni sulla pastiglia, diciamo così. Perché lei, al posto che appoggiarsi interamente, ok, va a appoggiarsi un po' di lato. Quindi è sempre buono che questi pistoncini, chiamiamoli, in realtà sono dei prigionieri, diciamo così, non, è sempre buono che non vengano, non si inchiodino, ok? Vedete questo movimento qui? È giusto che lo faccia, deve assolutamente farlo da tutti e due i lati, ok? Intanto che attendiamo l'arrivo del proprietario per poter chiedere se ci può prestare uno strumento per... Dove si trova il pezzo, Michi? No, perché dobbiamo far arretrare questi pistoni qui, ma sono belli stronzi da far arretrare. E quindi non riesco a leve, mi serve un attimo l'arretratore. Perché... Intanto che guardavo Michele a stringere i bulloni del... Che cos'è quello? No, questo qua è solo un supporto per il tubo freno, che ovviamente okay. Lui non deve fare troppe oscillazioni, perché comunque è gomma di tela. E non deve crepare. Comunque, stavo guardando. Sono, mentre monto, sto notando che sono messi bene. Niente, io stavo guardando così, curiosando a casa. Mi faccio, ma dov'è il tampone fine corsa? E mi fa sì, cioè, che il tampone fine corsa è quello. Gli faccio, allora cos'è quella gomma? Non potendolo toccare, lo sapevo che fosse ferro. E mi fa il coso, giusto? È ferro. Allora, praticamente, questa qui è la balestra, no? Che funge da molla. Cioè, lei è letteralmente una molla a balestra, no? Quindi quando noi prendiamo una sollecitazione, lei si muove su e giù, ok? Però, noi abbiamo il nostro ammortizzatore qua, vedete qua? Questo qua cosa fa? Allora, praticamente lui ha dell'olio all'interno e ha delle valvole. Quindi, diciamo che quest'olio deve passare forzatamente attraverso queste valvole, sia quando lui... Ci sono sia doppio effetto che non ha doppio effetto. Questo in questo caso ha doppio effetto. Quando lui becca la buca... Ok, diciamo una buca, diciamo una sollecitazione qualunque, deve trovare una resistenza da parte di queste valvole. E l'olio quindi sente, cioè praticamente fa sforzo a passare attraverso questa valvola. E quindi già la botta è ammortizzata, appunto. E poi il rilascio dell'ammortizzatore, ok, quindi il rilascio della molla, viene anch'esso rallentato, ok, sempre da lui, dall'altra valvola teoricamente, che sempre fa fare sforzo all'olio a tornare nella posizione originale, ok? E questo qui cosa evita? Che noi arriviamo a fine corsa, infatti un tampone fine corsa, che lui cosa evita? Che quando noi becchiamo una buca, ok? Sostanzialmente che andiamo troppo oltre, ok? Quindi noi non dobbiamo andare oltre il tampone fine corsa. E perché? Perché sennò andremo a sfondare le valvole del nostro ammortizzatore. Sfondando le valvole, l'olio non farebbe più fatica a passare attraverso. E quindi quando l'ammortizzatore è scarico, il problema è l'olio che diventa troppo fluido e non è più denso? Beh, una serie di cose. Possono essere le valvole che iniziano a non tenere più, e quindi ovviamente l'olio passando liberamente non c'è più l'ammortizzatore, ok? E anche una questione di olio può essere, quindi l'olio comunque vecchio, chiamiamolo scarico, un insieme di cose. Poi io gli ammortizzatori nello specifico ecco queste cose qua. Poi c'è gente proprio che fa questo di mestiere, ok? Cioè ripara e aggiusta anche gli ammortizzatori. Quindi loro sono, diciamo, persone specializzate in questo e sanno dirvi sicuramente molto di più, perché c'è tanto da sapere sugli ammortizzatori. Più che altro tanto per questioni di regolazione, in base al tipo di guida che uno deve fare, eccetera eccetera. Lui è un mezzo fuori strada, ok? Quindi abbiamo... Ah, questa qua è un'ammortizzazione, chiamiamola così, un sistema di sospensione di serie,
che è già un sistema interessante, perché abbiamo, cioè, considerate che questo è un patente B, 3,5 tonnellate, e 3,5 tonnellate, qua abbiamo tre fogli di balestra, cioè capite, sull'anteriore, quindi capite che non è proprio un mezzo, se ci pensate bene, da 35 quintali, cioè sembra un mezzo da, infatti c'è, cioè, la sua versione ovviamente da 60, cioè, ovviamente, quindi diciamo che ho già un sistema importante. Sono curioso poi di testarlo, perché guardate, questo io non ho ancora visto funzionare, non ho ancora visto la ruota sopra montata o messa a terra, quindi è un po' una scatola chiusa e vediamo se riusciamo a tornare, però scopriremo. Comprato senza sapere. Sì. Riesci più a smontarlo? Non vuoi dirlo che Indra ha avuto una bella idea? Ha avuto Indra una bella idea, però vediamo se funziona. Secondo la fisica funziona. Ragazzi, ho messo la batteria. Come si può ben sentire. Sto cercando di capire qua. Siamo pieni di tasti. Comunque è veramente alto. Che cosa che c'è da fare, frenare, perché sennò poi ci dimentichiamo il freno. È andata, vero? Sento rumore, non vedo niente, però sento, ho sentito rumore di compressione. Come? Praticamente, per montare le pastiglie abbiamo dovuto mandare indietro i signori pistoncini, questo qua è due pompanti, e... con una brugola. No, vabbè, a parte quello, l'abbiamo mandato indietro, e... però il problema qual è? Che poi dopo, quando tu mandi indietro i pistoni, succede che i pistoni devono riprendere l'olio, ok? Cioè riprendere la loro posizione. Ok, quindi se voi fate le pastiglie, poi non andate a pestare sul freno un po' di volte a pompare l'olio, non frenate, e quindi poi la prima frenata va a vuoto, capito? Quindi ricordatevelo se fate le pastiglie a casa, perché metti caso che sei su una discesa, un cancello, qualunque cosa, tu poi metti a terra la macchina, parti e la prima frenata non freni, quindi vai dritta contro un muro. Ma va a cagare, vai a frenare per favore. Vado a frenare. Vai. Sono frenata al massimo, aspetta, vado. Ci sono tutti i miei 50 kg di peso in questo pedale. Tanto per provarlo qua, sto a vedere. Andiamo. Quindi, allora hai finito di mettere queste gomme? Hai visto che anche io faccio qualcosa quando non devo stare dietro la telecamera. Con il mio poco peso però non ne riesco a fare tanto. Ci vuole più forza! Ci vuole più peso perché i miei 50 kg possono fare poco. Beh, su un metro sono 50 kg per metro. Anche se lì ne abbiamo mezzo. Molto bene. Comunque poi ti devo far vedere i video che io faccio a te, che sono molto più belli. Io non sono un video makers. Neanche io pure. Vabbè. Vai Indy, tutta la tua potenza. Devi invocare i tuoi santi. L'indice di aver stretto i bulloni, vediamo. No, se ovviamente. Quanto avanza? Beh, neanche tanto. Allora sono stata brava. Ah, sono stata brava. Sì, sì. E io sto mettendo il peso. Pochi newton metri. Allora, si stringono sempre a X. Okay, questo l'ho stretto io già prima. Questo l'ho appena stretto. Questo è stretto. Vediamo questo.
Strette, brava. Ah, grazie. No, sono strette. Ah, questo no, forse questo non l'ho fatto. Non no, mi guardato. Sa che forse non l'ho. Ops. Ok. Dai, sono stretti, sì. Ma sono tanti. Anche okay. Se ne perdiamo uno. Andiamo nell'altro. Volevo dirvi che anche se sono nera, le mani sono più scure di me. Ma le mie sono imbattibili. Bene, guarda qua che belle gomme. Sono nuove, hanno ancora i peletti. E questa qua è forte, se no ti scassa tutto il filetto. Praticamente è un quarto d'ora di fatica per poi riuscire a farlo in vabbè, secondi. Ma che ne sapevo che... 3 secondi. Io no, nel finito. Senso, guarda, bene la questa pistola. No, no, dico tanta roba. No. Lo so, solo che non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo ad aria. E quindi non la potevamo vabbè, portare. Dobbiamo recuperarcela. Non è così. Eh sì, per quando andiamo in giro, vedi. Però ricordati che l'ultimo serraggio di solito si dà sempre a mano con la chiave di dinamometrica. Ripetiamo questa ruota di scorta. È quasi finita, dai. No, adesso guarda, si può partire. Ah, ok, si può partire. Abbiamo montato i due ammortizzatori perché non c'erano. Uno di qua, uno di là. E abbiamo messo anche la ruota di scorta. E adesso basta. Abbiamo tutto. L'unica cosa che ci manca è poi la 27 se rimaniamo per strada. Quindi dobbiamo andare a fare una capatina da qualche parte, tipo Norauto, qualsiasi posto che possa avere delle chiavi. E compriamo sta 27. Non so perché, però finisce sempre così. A un certo punto finisce sempre così. 27. Bisogna tirarsi su. Io mi tiro su. No, tiri giù. Io tiro su. Tu tiri su. Tiro su tutto il mondo. Ma, sì. Noi, ma non il veicolo. Eccoci qua. Vedete in hotel. Perché ci vedete in hotel? Perché abbiamo avuto una serie di imprevisti venendo giù. Dopo l'ultimo video che ho fatto, mi sa che eravamo lì, che avevamo montato... Ho montato la ruota, mi sembra. Allora, sì, poi abbiamo fatto tra l'altro un cambio gomme, già che ce l'avamo, perché c'erano delle gomme, abbiamo fatto un cambio gomme. E... rispetto al video che avevamo fatto, quindi abbiamo cambiato un attimo tutte. Comunque, niente di che. Però poi ci siamo accorti che dietro mancava, non so, forse un fermo per quanto riguarda i ferodi dei freni. E allora abbiamo provato anche a tirare due frenate, anche se per provare. È iniziato a perdere l'olio da un cilindretto dietro, perché ovviamente si è aperto non essendo il ferro fissato adesso. E abbiamo cambiato anche il cilindretto, già che ce l'avevamo, e abbiamo rimesso tutto il mondo come doveva stare. Adesso poi ci siamo accorti che la pompa freno non è il massimo, va un po' giù quando si va a fare, però comunque si frena tranquillamente. L'unica cosa è che rimane anche forse troppo frenato il lato destro anteriore, perché è iniziato a scaldare mentre venivamo e quindi ci siamo dovuti fermare. E a questo punto era buio, quindi... L'hai fatta molto semplice, per me è stata un po' drammatica. Ma dai, adesso cioè, capitano queste cose. Cioè, il coso mi sputa olio a caso, non arrivo, la chiazzo per terra, poi vai, prova a smontare e corriamo a prendere il pezzo, e poi torniamo, e poi è il buio, e poi ripartiamo perché diciamo, boh, a posto, dai, ciao. Beh, non l'abbiamo mica e comprato. E rimaniamo fermi lì. Abbiamo mica comprato dal concessionario nuovo di Zecca, no, qualche cosa doveva succedere. Ma no, ma... Si tratta veicoli, chi ha a che fare con veicoli sa che queste cose sono all'ordine del giorno. Lo sapevo, più mai, altro... perché mai di esperienze ne avevo avute, ma non le avevo avute ancora abbastanza, però... Più che altro adesso vediamo un attimo come la questione stamattina, visto che c'è adesso un po' di luce. Andiamo a vedere che cosa è che scalda. Probabilmente rimane frenata la pinza, quindi davanti, anteriore destra. Dove abbiamo montato però, tra l'altro, il fusello nuovo, cioè il fusello nuovo, il cuscinetto nuovo, il fusello nuovo. Non vorrei che abbiamo magari stretto qualche cosa di troppo, magari il bullone, il mozzo, qualcosa del genere. Non credo, però dobbiamo verificare questo, ok? Dobbiamo fare delle verifiche e poi partire, perché tanto è l'ultimo dei problemi, sì. L'unico quindi problema che c'è faremo adesso. Faremo colazione, andiamo a vedere questa roba, tanto siamo in un triangolo di come si dice, ricambisti e c'è anche meccanici, un... quindi sì, c'è sì, anche sì, un auto, quindi ce la qualche pezzo ce lo compriamo al massimo se serve, quindi ce la facciamo. Dai. A tra poco. Già,
Si sta bene. Ind, sì, che cosa hai fatto per il tuo compleanno oggi? Oggi poi cominciamo dalla mezzanotte. È l'olio che spruzza in giro, è il mozzo, è i cuscinetti, è svegliati il mattino presto, è il veicolo lombardo, e apri la macchina, e il vetro è abbassato. Quindi sei rimasta? A piedi. A piedi. Con un daily.